Ciao a tutti, sono Ruhi, c'è qualcosa di speciale in Tanzania. Ogni 1400 disabilità un bambino nasce albino, il più alto tasso di nascite di bambini albini nel mondo è qui, circa 10 volte di più rispetto a qualsiasi altro paese. Questo perché la gente qui è razzista. Neri sono troppo neri, le persone nelle zone rurali pensano che i neri siano maledetti essendo così pallidi e pensano anche che questa maledizione potrebbe diffondersi ad altre persone. Immagina che alcuni dei tuoi vicini, compresi i tuoi genitori, vogliono masturbarti, presumibilmente per aver portato sfortuna alla tua comunità rurale. Quando alcune madri incinte guardano negli occhi un bambino nero per caso per le strade, sputano stregoni per non dare alla luce un bambino nero. Ci sono stregoni in Africa e la gente qui preferisce andare da loro invece di andare per finga. Dovrebbero essere uccisi. Come state, ragazzi? State tutti bene? In questa classe ci sono bambini morti. Il motivo per cui socchiudo gli occhi è che quando queste persone vengono esposte alla luce devono anche indossare cappelli per proteggersi dalla luce. Questo bambino strabico ha solo 6 occhi. Come ci ha detto l'insegnante, ci sono due tipi di albinismo, generalmente sono conosciuti quelli bianchi, ma ci sono anche degli albini verdi. Mentre parlo, il bambino in fondo sta cercando di nascondersi da noi. È troppo disabile. They have no long life because their skin is near to get cancer. Non so quanto sia vero, ma penso che sia vero. Siamo entrati nella giungla della Tanzania per raggiungere lui e il suo villaggio. Ci ha accolto in sua presenza e ci ha mostrato il suo Kansulun. Il prossimo episodio di questo canale riguarderà questo dottore Kansulone. Quindi restate sintonizzati e iscrivetevi al mio canale.